Ciao ragazze! Allora, questo invece è il video sulla parte sui prodotti top di questo periodo, non solo del 2011, però per quanto riguarda il corpo, i capelli, insomma tutto questo. Allora, per quanto riguarda bagnoschiuma, un prodotto che ho comprato praticamente la settimana scorsa, ma che lo sto adorando, è un bagnoschiuma che però ovviamente era in edizione limitata ed è quello là di della Lush. Ve lo faccio vedere qui dentro, però vabbè, tutto poverino rotto ormai perché vabbè l'ho usato. Ed è questo qui, il Free Gold Rings. E ragazzi, lo sto adorando, l'odore tantissimo. E cosa non indifferente, sia questo che il Superstar, essendo bagnoschiuma solidi, sono diversi dal tipo dal mamma non bevi, dal mamma non mama, dal non si mangia, perché mamma non mama mi è spuntato, dal non si mangia, perché il non si mangia mi tirava tipo la pelle, invece questo non me la tira affatto, mi fa una schiumetta troppo carina, poi questo è pure con i brillantini, quindi è favoloso. E mi piace tantissimo la sensazione che lascia sulla pelle, quindi la lascia morbida, la sento più idratata e mi fa un leggerissimo, proprio leggerissimo scrap, perché essendo in tipo granelli, no? Sul momento quando lo passo, un momento è appunto, mi levica un po' la pelle ed è favoloso, sia questo che il Superstar. Di questo mi è piaciuto di più come odore, devo dire, però appunto come principio, come consistenza è la stessa, l'effetto è lo stesso che mi lasciano. Favoloso, approvatissimo. Infatti mi sa che andrò a prenderne qualcun altro, però ovviamente non questi perché sono finiti, mi pare che erano finiti l'altra volta. Appunto di bagnoschiuma solidi, anzi se me ne consigliate qualcuno, perché io non lo so, c'ho il catalogo in effetti che potrei controllare, comunque voi consigliate tranquillamente. Per quanto riguarda le creme, il corpo, sto usando in questo periodo questa crema qui della Sweetie Flowers, che è una, il latte corpo alla vaniglia e fior di loto, che è un bel boccione perché sono 250 ml, ha un profumo buonissimo di vaniglia, molto molto delicato, non so, mi sa di inverno, non lo so come spiegarvelo. C'era anche di tantissime altre profumazioni, soprattutto buonissimo era quello al lampone, che mamma mia che era buono, però secondo me questi sono più profumi più estivi, primaverili, non lo so, questo mi sapeva più di inverno, e siccome l'ho comprato a dicembre era perfetto, buonissimo, veramente. Idrata abbastanza, mi piace perché si assorbe in fretta, perché essendo appunto un latte corpo non è un burro pesante, si assorbe in fretta e mi piace tantissimo. Questo l'ho comprato alla, che cosa devo dire? Questo l'ho comprato all'Eurospin, si trova. Niente, volevo sapere se sapevate che cosa voleva dire questo simbolo. C'è un coniglietto e un triangolo. Non lo so, lo sapete? Lo sapete dire? In caso, ditemelo. Un'altra crema per il corpo che sto usando. Allora, in realtà non sarebbe una crema per il corpo, perché è un campioncino che mi hanno dato alla Bottega Verde, è alla vaniglia nera, la crema mani, ma io devo dire che lo sto usando sul corpo, perché è un profumo sempre vaniglia, vedete? Buonissimo. Molto più intenso dell'altro, quello è più delicato, questo invece è bello forte ed è buonissimo ragazze, è favoloso. Infatti mi sa che quando finisco un po' di cose, di creme, almeno questa devo arrivare al metà perché mi sembra un peccato, mi vado a prendere questa qui, però la versione da corpo, ma ci sarà? È una linea limitata? Voi sapete qualcosa? Non lo so, spero di no, perché è buonissima, veramente. Anche se l'ho presa un po' di tempo fa. Però è troppo buona. È praticamente la sto finendo perché è 50 ml, la sto usando come crema per il corpo, quindi va, ma si finisce molto più in fretta. Una crema invece per le mani, che ve ne ho già parlato,
la straadoro, è questa qui della Neutrogena, quella concentrata, favolosa. Anche se le mie mani, come avete visto, sono screpolate, devo dire che questa ha migliorato tantissimissimissimo l'effetto, sì, vabbè, l'effetto, la sensazione appunto di screpolatura è passata, o comunque sta passando, e consigliatissimo, consigliatissimo. Per quanto oddio, sto facendo cadere tutto. Perché non mi avvicino io? Perché? Per quanto riguarda ancora, per quanto riguarda. Struccante, il mio preferito da 3 anni credo è lo struccante bifasico della Fior di Magnolia. Ha cambiato anche confezione, era aperto comunque, ha cambiato confezione, ma gli ingredienti sono gli stessi, almeno mi sembra lo stesso. È appunto quello di che vanno agitati, no? E poi sul dischetto è strucca benissimo. Efficace per il trucco waterproof, delicato su tutti i tipi di pelle? Assolutamente sì. Allora, io avendo la pelle mista, questo lo uso ovviamente solo sugli occhi perché non lo posso usare sul viso, perché altrimenti è un casino, perché cioè, è olio, quindi non mi risolve, cioè, anzi, peggiorerebbe il fatto appunto di avere la pelle mista e di essere in eccesso di sebo. I capelli, un prodotto che sto usando da un po', questo proprio qui l'ho comprato tipo 3 giorni fa, però esisteva già con un'altra confezione praticamente, anche se loro dicono che è nuovo, boh, secondo me era lo stesso. È questo qua, il L'Oreal Elvive Pure Max. Ora lo so che voi mi direte, io non lo so, non li so gli ingredienti, saranno un miliardo di schifezze, di siliconi. Io so solo che questo prodotto, l'altra confezione era praticamente lo stesso, al citrus CR, shampoo purificante, pulito lunga durata, è per capelli normali tendenti ad ingrassarsi. Brillantezza, leggerezza, lunga durata, questo qui è, ma era la stessa confezione, solo che era bianco con un packaging leggermente diverso, e il coso di essere verde, invece di essere verde, era tipo un giallo acido, ecco, un verde acido, tra un giallo e un verde, comunque era la stessa cosa. L'odore è uguale, identico, uguale, appunto sa proprio di limone. Questo qui è la mia salvezza. Io lo utilizzo 2 o 3 volte a settimana, bisogna vedere. Mi alleggerisce tanto i capelli, proprio li sento più leggeri, a differenza di altri prodotti che invece, cioè, mi seccavano qui. Io proprio lo sentivo che erano secchi, e quindi, cioè, sul momento mi seccava tanto la cute, no? Qui soprattutto. E quindi il capello tendeva a produrre più sebo e quindi non faceva niente. Questo non mi secca tanto la cute, cioè me li asciuga, però non tipo seccandomeli e tirandomeli affatto, anzi è perfetto. Proprio mi piace tanto. Non vi saprei dire se consigliarlo, perché è sempre così, dipende dal tipo di capello. Il mio capello misto, direi, perché qua è grasso, e qua invece sulle punte è secco, proprio secco. E sì, poi essendo molto fine, avendo i capelli fini, 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 si imbrogliano subito, quindi se non mette il balsamo è la fine. Sì, io lo adoro. Non so linci, non so test su animali. La L'Oreal non è proprio la marca più, diciamo, buona del mondo. Però momentaneamente è il prodotto con cui mi sto trovando bene. Lo uso tipo da. Sarà ottobre? Sarà stato ottobre che ho cominciato ad usarlo. Ma sì, ottobre diciamo, sì. Quindi diciamo 4 mesi all'incirca.
non mi sto trovando affatto male. L'unica cosa è che ogni tanto, quando vedo che per non far abituare i capelli a questo prodotto, ogni tanto, tipo un paio di volte al mese, ho usato un altro shampoo, quello della Fructis, quello sempre al limone, antiforfora, una cosa del genere. Solo che quello appunto mi secca di più i capelli, soprattutto la cute, però altrimenti si abitua troppo il capello e quindi l'effetto svanisce appunto. Per quanto riguarda invece il balsamo, un prodotto che uso da parecchio, sì, da un po', anche lui da tipo 3 mesi all'incirca, è questo qui dell'Herbalessence ed è morbidi e setosi, quello l'estratto di perle e mandarino per capelli secchi, danneggiati e crespi. Allora, a parte l'odore che tutti i prodotti dell'Herbalessence hanno, un odore buonissimo, questo mi piace tantissimo, proprio si sente il mandarino. E a me piace tanto per le punte, io appunto il balsamo lo metto solo sulle punte, cioè non proprio le puntine, però diciamo da qui in giù. Quindi non proprio a metà, diciamo un terzo, sì, un terzo diciamo all'incirca. E mi piace tanto perché comunque io ho visto che addirittura secondo me, non mi sono spuntate praticamente quasi doppie punte e io li ho tagliati i capelli, sarà stato inizio ottobre, non lo so quando li ho tagliati sinceramente. No, che inizio ottobre, metà ottobre sarà stato comunque. Veramente approvatissimo questo balsamo. E un altro balsamo che mi piaceva tanto, che però non ho, che ho usato quando ero giù, era quello della Splendor, però non quello al cocco, l'altro, quello azzurro, per capelli secchi mi pare che era pure quello. Buonissimo l'odore e la sensazione sui capelli. Infatti appena finisco questo, che insomma un altro mesetto mi farà sicuro. E vado a prendere l'altro. Per quanto riguarda invece i profumi, una cosa che sto adorando in questo periodo è quest'acqua profumata, ghiaccio, questa in particolare, è della Biblos me l'ha regalata mia cugina per Natale ed è buonissima, freschissima, questa soprattutto in estate sarà favolosa, ma anche in inverno, e già ne ho usata un po', non tantissima perché comunque c'ho anche altri profumi, è considerata. Sto qua, ma me l'ha regalata a Natale, quindi in un mesetto sono arrivata qua. E niente ragazze, questo era un bel minestrone di prodotti. E niente, questo per oggi è tutto. Un bacio, ciao!